Sindaco, ieri sera si è svolta la direzione provinciale del PD, alla fine della riunione, diciamo, le cose che sono emerse sono che il PD ha detto sì a un'alleanza con i 5 Stelle in vista delle comunali dell'anno prossimo, sì a un campo largo, ma è stato sottolineato che sia discontinuo rispetto all'amministrazione vigente e no alle primarie. Lei come vede questo scenario, vista anche la posizione del Movimento? Chieda il Partito Democratico una discontinuità, mi sembra fisiologico, visto che hanno perso due volte le elezioni con la mia candidatura a sindaco. Condivido l'analisi del campo largo, però bisogna capire che cosa si intende per campo largo. Noi stiamo lavorando ovviamente alacremente sulla città, che è la priorità, ma anche nella costruzione di una squadra, pronti a dialogare ma pronti anche ad andare da soli, perché comunque per noi è prevalente l'interesse della città, la continuità sulla linea dell'onestà, della rinascita della città, dello sviluppo di Napoli, di quello che insomma ha caratterizzato anche la città negli ultimi anni, nella consapevolezza che in tempi di pandemia la priorità rimane la qualità della vita e dei servizi, che è molto difficile garantire in generale quando è un debito forte, quando c'è la pandemia e quando la liquidità da Roma stenta ad arrivare. Quindi il dialogo noi lo mettiamo in campo, lo abbiamo messo in campo, e quindi da parte nostra non ci sta nessun atteggiamento di chiusura nei confronti di nessuno, ma è chiaro che da come si stanno configurando le cose è evidente che si parte per correre un campionato da avversari politici per poi provare a vincere le elezioni, perché se si registra da una parte un dialogo importante anche di prospettive a livello nazionale, a livello locale vedo che il linguaggio che si parla è completamente diverso, il problema non è nostro. Devono decidere loro che considerazione hanno dell'esperienza napoletana. Se per loro è una considerazione di superamento, appunto di discontinuità e di al massimo considerarci come interlocutori al tavolo, è una prospettiva che ci vedrà sicuramente avversari. Se invece viene dato un contenuto concreto, però non solo di frasi belle che accontentano tutti, come quelle del presidente Fico, no? Che dice dobbiamo dialogare, riconoscere, avere un campo largo, coinvolgere, e allora chiaramente mi sembra un altro tipo di ragionamento, che però stiamo a fine settembre. Di ragionamenti ho imparato che in politica se ne fanno tanti, e soprattutto per chi come noi è Davide rispetto a Golia, sappiamo anche che è una tecnica per far consumare il tempo, farci rimanere senza ossigeno, arrivare a marzo, poi farsi l'accordo nazionale, scegliersi il candidato, farsi loro la campagna elettorale. Quindi per questo noi partiamo adesso, col dialogo, ma anche con la consapevolezza che allo Stato, se dovessi fare una previsione, vedo che si va a consolidare un patto magari nazionale tra PD e 5 Stelle, che è un patto di partiti. E come sapete noi non siamo un partito. Siamo l'unica grande esperienza civica nazionale politicamente strutturata in grado di dialogare veramente con la città intera senza preclusioni, e la prossima squadra, il prossimo candidato sindaco lavorerà in questa direzione, ascoltando i partiti ma ascoltando soprattutto la gente, le istanze, i bisogni, mantenendo tutte le cose che abbiamo fatto e provando a fare tanto altro nei prossimi anni. E io, come ho detto, volentieri proverò a fare l'allenatore di questa squadra con la quale non vogliamo solo partecipare ma vogliamo vincere. Per le comunali lei aveva promesso, annunciato un nome, e poi l'altra cosa è sulle regionali a sinistra del PD e 5 Stelle i risultati non sono stati proprio esaltanti, mi riferisco a Terra e Potere al Popolo, lei giustamente era fuori dalla mischia, però un commento anche su questo, diciamo. Sul nome ci ritorniamo, sul nome a candidato sindaco, io ribadisco, è stato detto correttamente nella domanda, che non ho fatto campagna elettorale, mi sono limitato a votare. La mia analisi, vedendo i consiglieri eletti, che in Campania ha vinto il centrodestra, perché De Luca è un uomo di destra, evidente, penso che non si senta offeso se io dico una cosa di questa, né è un'offesa essere uomo di destra.
anche quando ti presenti con un'altra veste. E i consiglieri di centrosinistra non c'è nessuno. Lasciando stare terra e potere al popolo, il risultato che hanno avuto è quello, come dire, assolutamente evidente. Ma anche se guardiamo nel campo 5 Stelle e PD, che dovrebbero essere nell'immaginario nazionale, non nella testa di tutti, una forza di centrosinistra, compreso Italia Viva, e guardo i nomi dei consiglieri eletti, quelli leggermente con uno sguardo verso sinistra sono stati non eletti. Questa è una riflessione, secondo me, che va fatta, dove evidentemente il vento di destra in Italia, se guardiamo anche i risultati comunque degli stessi candidati in Puglia e in Toscana, evidenzia che comunque non mi sembra che ci sia un consolidamento del centro-sinistra. Quindi in Campania credo che avremo un consiglio regionale e una giunta fortemente caratterizzati a destra, verso il centro-destra, verso il centro-destra.